Buonasera a tutti, mi chiamo Pietro Piana, sono un geografo, lavoro al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Genova e mi occupo di paesaggio. Mi fa molto piacere essere qui questa sera per condividere i miei studi, le mie ricerche proprio sul tema del paesaggio e in più in particolare su Genova e sulla campagna genovese. Vorrei ringraziare innanzitutto Giacomo Montanari, Antonio Musarra, Palazzo Ducale e l'associazione Genova a Piedi per aver voluto, per aver organizzato questa serie di incontri molto interessanti che ci presentano diciamo, diversi punti di vista e prospettive proprio sul tema della città che cambia. Quello di cui vi parlerò, questa sera è, appunto, una tematica che ho sviluppato negli anni andando a ritrovare tutta una serie di documenti spesso inediti, poco conosciuti, dal valore artistico relativo forse, ma dall'altissimo valore documentario. Si tratta di quelle che gli inglesi definiscono topographical views, vedute topografiche. Spesso piccoli bozzetti, acquerelli, disegni che si concentrano appunto sul tema del paesaggio, sui paesaggi, i paesaggi immortalati dai viaggiatori che tra il 700 e l'800 hanno visitato diffusamente Genova e la Liguria, ma anche gli artisti locali, di cui decisamente la storia di Genova non manca. E che in quel periodo circolavano, esploravano i dintorni della città alla ricerca di soggetti da immortalare. Quindi vi farò vedere alcuni esempi. In un ipotetico viaggio che attraversa l'Appennino, come in tanti casi i viaggiatori si trovavano a fare, e poi attraverso le due valli principali della città, la Valpolcevera e la Val Bisagno, per poi dirigerci verso Levante. E c'è un caso in realtà di una veduta che non sono ancora riuscito a identificare e sfrutto l'occasione e la visibilità di questa serata per eventualmente chiedere a voi qualche parere in merito. Incomincio da una carta, una bella carta probabilmente intorno al 1837. Della Liguria, poi in questo caso di Genova, per parlare di un tema che è chiaramente collegato a quello dei viaggiatori, che è quello della viabilità. Una viabilità che in Liguria, per motivi noti, è sempre stata piuttosto difficoltosa, parlo di quella terrestre ovviamente, e ancora adesso ci sono ovviamente sempre problemi e dibattiti relativi alla viabilità, come migliorarla, le infrastrutture, lo sappiamo bene. E per secoli la Liguria è rimasta quasi del tutto isolata rispetto al resto del nord Italia, se non fosse per alcuni assi viari, tra cui direi il più importante, la via della Bocchetta, che è quella in rosso che vedete nella carta, che collegava Genova alla Valle del Po, che per secoli ha costituito di fatto forse l'unico collegamento viario di un certo rilievo, appunto, tra la Repubblica e il retroterra padano, attraverso la Valpolcevera, poi appunto il passo della Bocchetta, più di 700 metri sul livello del mare, e poi la Vallemme per arrivare a Novi, una strada caratterizzata da un'acclività accentuata e piuttosto pericolosa da percorrersi, che è stata sostituita intorno al 1820 dalla strada Regia dei Giovi, che invece era stata costruita e voluta dal Regno di Sardegna, una volta che la Liguria era stata annessa al Regno, proprio per collegare in modo più efficiente Genova e Torino. E proprio in ragione di questa migliorata condizione dei trasporti, in quel periodo moltissimi visitatori, moltissimi viaggiatori si riversano in Liguria, a Genova, sfruttando anche, e parlo soprattutto degli inglesi, una rinnovata
condizione di pace, insomma, di stabilità che ha fatto seguito alle guerre napoleoniche, durante le quali ovviamente invece i britannici non erano certamente i benvenuti sul continente. Parto dal periodo precedente al periodo napoleonico, il Grand Tour classico propriamente detto, che ovviamente è un periodo in cui migliaia di visitatori appartenenti alle classi colte, agiate, europee si riversano in Italia alla ricerca dei soggetti classici, magari studiati, eletti. E ci sono tantissimi artisti che qui si impratichiscono anche nell'arte della cosiddetta rappresentazione en plein air. Uno di questi è John Robert Cousins, che è un professionista, un figlio d'arte. Il padre Alexander aveva visitato l'Italia e anche Genova qualche anno prima. Siamo intorno al 1780 in questo caso. Questo è uno dei tanti bozzetti conservati allo Yale Center for British Art, inventariato. In questo caso è semplice ritrovare questo materiale, a volte non lo è in realtà, perché spesso si tratta di documenti non catalogati negli archivi. Ma in questo caso, anzi, vi consiglio di visitare il sito perché ci sono tantissime centinaia di documenti molto interessanti, relativi non solo chiaramente alla Liguria, ma a tutta Italia e a tutta Europa. Qui siamo poco oltre Voltaggio, procedendo verso sud, quindi salendo verso il Passo della Bocchetta. La località viene contraddistinta dalla presenza di un ponte, il Ponte San Filippo, che fa parte delle opere di miglioramento della Via della Bocchetta intraprese dal Doge Giovanni Battista Cambiaso proprio in quel periodo. Il ponte che vedete attualmente non essere più utilizzato, essere bypassato da un ponte moderno, ma che dà un aspetto, diciamo, caratteristico, pittoresco alla veduta, ma anche in qualche modo la veduta stessa decanta, immortala, quelle che sono le migliorie impresse alla strada, portate alla strada, che spesso colpivano i viaggiatori. Procediamo verso sud e passiamo il cosiddetto Posto dei Corsi, che era la località rappresentata da Cousins in questa seconda veduta. Ci sono tante iconografie di quest'area, sono tante soprattutto vedute, ma esistono anche fonti testuali, parecchie, e sono molto interessanti, che in qualche modo ci descrivono e ci riportano l'occhio attento del viaggiatore. Spesso si trattava di persone competenti che rimangono colpite e ci riportano, ci restituiscono con vivido realismo le condizioni di vita spesso molto difficili degli abitanti, soprattutto del versante nord dell'Appennino, che per caratteristiche climatiche, ambientali e paesaggistiche poteva in qualche modo ricordare le aree dell'Europa centrale, anche dell'Inghilterra. Per esempio, guardate questa bellissima descrizione della zona, della Valemme, di Mariana Stark, che ci parla appunto della strada che da Gavi attraversa una valle incisa tra boschi di castagno, magri pascoli, attraversati dal torrente Lemme, e cascine che sono l'immagine stessa della miseria. Il cibo di questi poveri montanari è costituito da pane di castagna, lardo e neve sciolta, e quando il raccolto delle castagne è scarso, la carestia è assicurata. Ebbene, procedendo verso la Bocchetta, a un certo punto, qualcuno di voi sicuramente conoscerà il colpo d'occhio incredibile del Mediterraneo che si apre davanti. Questo spesso era il primo, di fatto, il primo approccio, il primo momento in cui i viaggiatori che provenivano da nord entravano in contatto con l'atmosfera e con le luci e con i colori del Mediterraneo tanto agognato. Un Mediterraneo prorompente che pervade un paesaggio vario, variegato, all'epoca, molto più che adesso, coltivato intensamente. Abbiamo tantissime descrizioni e tantissime vedute del paesaggio dal Passo della Bocchetta, ma anche dal Passo dei Giovi. Una di queste è quella di Cousins che vi ho riportato, intitolata San Pietro d'Arena e il corso del Polcevera dalla Bocchetta, quindi San Pietro d'Arena in fondo, mentre sulla destra, in alto vedete il cocuzzolo del Monte Figonia con la Madonna della Guardia, costruita,
in cima. Ci sono descrizioni di nuovo di questa emozione della veduta del Mediterraneo, quasi un po' un'immagine esotica agli occhi dei visitatori inglesi. William Brockedon, questa è molto bella, vi ho lasciato il testo in inglese, ve ne traduco una parte. Brockedon, proprio parlando della vista dallo spartiacque principale appenninico, ci dice che qui improvvisamente esplode alla vista del viaggiatore un panorama di grande bellezza. Il profondo blu del Mediterraneo, oltre la linea di luce della costa, al termine di un territorio che spazia dall'Appennino, degrada dall'Appennino al mare e attraversa una ricca e variegata campagna, costellata di città, villaggi e ville, e brulicante di aranci, viti, melograni, fichi e gelsi, e poi ancora le gigantesche canne e abbondanti campi di mais. Un paesaggio molto fertile, variegato, un territorio che colpisce per la sua esuberanza, soprattutto se confrontato invece con il territorio del versante nord dell'Appennino, decisamente molto meno produttivo, per quanto sfruttato a fini agricoli, con una presenza pratiche rurali, di cui poi parleremo in parte nella seconda parte di questa presentazione. Questa è un'altra veduta della bocchetta da parte di un altro viaggiatore, James Haeckel, un artista piuttosto famoso, e questa, vedete, è il confronto con un'immagine attuale che ci mette anche un po' in relazione le due immagini, mostrandoci come spesso i viaggiatori esageravano un po' con la morfologia del territorio, con le forme, con l'attività, per conferire forse così caratteri di drammaticità e di romanticismo ai loro paesaggi. Vedete in primo piano il Monte Figogna, che rimane sulla destra nella veduta. Procediamo, scendiamo verso la foce del torrente. Questa è una bella carta contemporanea, più o meno del 1828, prodotta dal Corpo di Stato Maggiore Sardo, proprio in quel processo di mappatura della Liguria intrapreso dal Regno Sabaudo. Sono carte manoscritte, acquerellate, molto gradevoli anche esteticamente, che ci restituiscono di nuovo un territorio con estrema precisione, e potete osservare come praticamente tutta l'area è terrazzata, è caratterizzata da terrazzamenti e da coltivazioni, terrazzamenti che ovviamente venivano osservati, venivano notati dai viaggiatori, nel caso ad esempio di Elizabeth Stratt, che ci parla appunto di Campo Morone, circondato da terrazzamenti, terrapieni che sono necessari, sono fondamentali, data l'acclività e gli sbalzi di altitudine di questi pendii così inospitali, ma anche così fertili, così lavorati minuziosamente. L'artista di cui invece vi parlerò presentandovene tre vedute di cui mi sono occupato diffusamente, Elizabeth Fanshawe, che con le sue due sorelle, Catherine Maria e Penelope, ha percorso l'Europa, l'Italia e la Liguria tra il 1829 e il 1831. Si tratta di una dilettante, ma dotata di buon talento artistico. I suoi disegni sono datati, in maggioranza, e spesso hanno una connotazione topografica precisa, anche proprio spesso una leggenda che ci li localizza molto facilmente, quindi vedete alcune fasi del loro viaggio attraverso la Liguria in più occasioni, perché la Liguria è stata anche territorio di passaggio per tutti i viaggiatori che si dirigevano verso sud, come il caso delle Fanshawe, che sono andate anche in Toscana. Il primo del disegno che vi mostro, intitolato Ronco, in realtà non è del tutto precisa questa collocazione. Ronco, molto probabilmente la viaggiatrice si stava riferendo a Ronco Scrivia,
che è un borgo della Valle Scrivia, dove era presente un albergo, dove probabilmente le sorelle hanno sostato. In realtà, in questo caso, ci troviamo già nel versante meridionale dell'Appennino. Abbiamo passato il Passo dei Giovi e guardiamo al Monte Figonia, che è al centro, che domina questa veduta, e l'abitato di Fumeri sulla destra, con la sua chiesa. In fondo si intravede la strada dei Giovi, la strada che le sorelle stavano percorrendo. Se confrontiamo la veduta con una foto attuale, possiamo osservare un paesaggio che è decisamente più urbanizzato, soprattutto il fondovalle, di nuovo un po' un'accentuazione delle forme della topografia dei luoghi da parte della viaggiatrice, ma non così accentuata rispetto forse ad altri, rispetto a Haeckel che vi ho fatto vedere prima. Una veduta molto interessante della quale mi sono occupato per parecchio tempo perché non riuscivo a venirne a capo sostanzialmente, perché tanto l'indicazione, diciamo, sembrava, la descrizione testuale sembrava piuttosto utile, ecco, il riferimento preciso al bisaglio, che ovviamente diciamo che immediatamente l'idea era quella che si trattasse del bisaglio, e quindi ho percorso in lungo e in largo la Val Bisagno alla ricerca di un soggetto che poteva effettivamente esserci, un forte in rovina vicino a Genova, come ce ne sono tanti. Non ho mai trovato però un punto di vista che mi soddisfacesse, quindi un po' scoraggiato, insomma, poi mi sono arreso, come mi è capitato in altre occasioni, sostanzialmente concludendo che, data l'urbanizzazione avvenuta negli ultimi 2 secoli, il punto di vista non era più possibile da trovarsi. Invece, poi, quasi per caso, analizzando una carta storica della Valpolcevera, mi sono reso conto che non si trattava di un forte in Val Bisagno, quanto piuttosto di un forte non più esistente in Valpolcevera. Si tratta del castello di Bolzaneto. Quindi il torrente in primo piano non è il Bisagno, ma è il Secca, proprio da poche centinaia di metri dalla sua confluenza con il Polcevera. La collina non ospita più il castello di Bolzaneto era già una rovina quando la viaggiatrice ha percorso quest'area, e effettivamente questa collocazione ha molto più senso rispetto anche appunto al procedere delle sorelle da nord o verso nord, perché vi dicevo appunto le Fanciulla hanno attraversato la Liguria in più occasioni. Il punto di vista è dalla strada principale, in particolare dal ponte sul torrente Secca. Questa è la carta di cui vi parlavo, conservata all'Archivio Storico dell'Istituto Geografico Militare, un po' come quella che vi ho fatto vedere prima e altre che vi mostrerò, e il castello lo vedete cerchiato in rosso. Dunque, facciamo un balzo, passiamo la linea Spartiacque e recchiamoci nell'altra valle che penetra nell'interno, un asse vallivo importante di nuovo. Forse non così importante come la Valpolcevera dal punto di vista delle vie di comunicazione, ma sicuramente per quel che riguarda il paesaggio, anche il paesaggio produttivo, si tratta di un'area che ha sfamato Genova per secoli. È la Val Bisagno. Abbiamo questo bellissimo acquerello di Luigi Garibbo, conservato al centro Doxai, collezione topografica del Comune di Genova, insieme a tanti altri. In buona parte pubblicati in occasione di una bella mostra organizzata qualche anno fa. In questo caso, guardate anche chiaramente il valore artistico di questo veduttista che ha operato tra Genova e Firenze, e un paesaggio che, se confrontato con la situazione attuale, beh, insomma, è decisamente diverso. Ovviamente per la presenza del cimitero di Staglieno, che da lì a poco si sarebbe costruito. Guardate l'estensione dei terrazzamenti e dei vigneti. Questa è una cosa molto interessante. I vigneti non più presenti in Val Bisagno, o comunque presenti in modo poco significativo, mentre un tempo la valle era
caratterizzata da una buona estensione di vigneti e pare anche da un vino abbastanza, insomma, abbastanza buono, se non altro, bevibile. Pare che i genovesi nell'Ottocento si recassero in Valbisagno per acquistare il vino. Appunto l'area è stata completamente stravolta dalla costruzione del cimitero. Sulla destra vi faccio notare un'elevazione, è il Monte Ratti, completamente spoglio, aperto, non c'è neanche un albero. Ci ritorneremo su questo tema delle aree intorno a Genova, dei pascoli nudi, dei gerbidi e dei pascoli, appunto, che caratterizzavano tutta l'area della campagna genovese. Questa è una foto che ci presenta invece ovviamente il cimitero dopo la sua costruzione, siamo tra l'Ottocento e il Novecento, solo per farvi vedere in primo piano questi alberi con una forma particolare. Siamo in una zona ovviamente che attualmente è fortemente urbanizzata e gli alberi hanno chiaramente una forma che è artificiale, è la cosiddetta pratica della scalvatura, che consisteva proprio nel taglio dei rami, delle fronde, degli alberi per ottenere la lettiera per animali, ma anche proprio per integrare la dieta degli animali. Questi alberi potrebbero essere molto probabilmente cerri o lecce addirittura. Questo anche per dimostrare una certa continuità. Si tratta di una pratica, la scalvatura, molto diffusa nel nostro Appennino, ma che evidentemente era presente anche nell'immediato retroterra genovese, in tutta quell'area, Cuscinetto, che attualmente è stata inglobata nel tessuto urbano genovese in modo spesso non indolore. Abbiamo qui un'altra veduta di Garibbo che ci propone San Bartolomeo di Staglieno vista più da lontano, dal fondovalle. Guardate il torrente che è libero di scorrere, di aprirsi, di divagare, non costretto da argini, in un territorio che è solo in parte urbanizzato nelle parti alte, ma il fondovalle è libero da quasi totalmente da superfici costruite da case e da strade, una situazione ovviamente molto diversa dal contesto attuale. Questa foto è stata presa dal parcheggio sopra il Bisagno, siamo in corrispondenza dello svincolo di Genova Est e il fiume, il torrente attualmente scorre ovviamente tra due argini, poi sapete che procedendo verso valle a un certo punto addirittura sparisce perché è stata costruita la copertura sul Bisagno. Un bel confronto di diversi documenti, sempre anche interessante prendere le vedute e confrontarle con le foto storiche e poi con le foto attuali, proprio per anche visivamente illustrare quanto è cambiato in questo caso negli ultimi più o meno negli ultimi 200 anni. Guardate l'urbanizzazione che inizialmente caratterizza il fondovalle, ma che poi anche si estende in modo di nuovo forse non del tutto rispettoso delle condizioni paesaggistiche originarie lungo i versanti di questa parte della media Valbisagno. Garibbo, che ebbe forse la fortuna dal suo punto di vista di assistere a uno degli eventi alluvionali dalla maggiore portata della storia recente genovese. Dico la sua fortuna perché questa veduta, che immortala proprio il momento in cui crolla il ponte, in cui la piena del Bisagno, il ponte Pila, la piena del Bisagno raggiunge la sua massima estensione, la veduta ebbe piuttosto successo a Genova e quindi Garibbo divenne, insomma, si fece conoscere, ecco. Vi dicevo di questo evento alluvionale di portata storica e forse, ripeto, non abbiamo neanche memoria di altri eventi di questo genere. 800 mm probabilmente di pioggia si sono riversati nell'area in un giorno. Vi dicevo appunto, questo è il ponte Pila, che non esiste più, siamo
un punto di vista probabilmente dalla stazione Brignole o poco a valle della stazione Brignole, stiamo guardando verso il mare, in un'area che è stata completamente stravolta dall'urbanizzazione, questa già diciamo dal periodo tra le due guerre mondiali, sapete che il Bisagno scorre sotto il piano stradale, e sapete che anche questa è una delle motivazioni per cui spesso e volentieri purtroppo il torrente esonda in quel punto, ed è il motivo per cui ci sono al momento dei lavori proprio per allargare la sezione di scorrimento del torrente. Abbiamo due ospiti illustri che in quel periodo vivevano a Genova e che hanno assistito a questo evento. Lord Byron, dalla sua casa di Albaro, osservò l'evento riferendo di un diluvio con pioggia torrenziale e fulmini, e riferendo di un paesaggio tutto sott'acqua, con le persone che urlano dalle finestre, due ponti spazzati giù, il ponte di Sant'Agata oltre al ponte Pila. Il tutto avvenne così all'improvviso che non c'è stato tempo di prepararsi. La strada era una cascata invalicabile e si parla di un bambino che è annegato a pochi metri dalla sua stessa porta in un luogo in cui l'acqua è in genere un bene raro. Allo stesso tempo Mary Shelley ci dice che assistete a questo evento particolare, che poi un temporale, quello che forse potremmo definire un temporale autorigenerante, parla di questa nuvola carica di elettricità e acqua che è esplosa sopra le nostre teste in uno scroscio di quella che più che pioggia era una cataratta, e il diluvio è bastato ad abbattere i muraglioni in quel paese collinare, dove ovviamente si riferisce ai terrazzamenti, dove è necessario appunto costruire questi muri, questi terrazzamenti per sostenere il suolo. Dunque, lasciamo la Val Bisagno e la Val Polcevera e ci dirigiamo verso est-nord-est. Questa è una veduta molto bella, di nuovo di Garibo, di Bavari. Bavari alla testata della Valle Sturla, sulla linea spartiacque tra la Valle Sturla e la Val Bisagno, è un'area che forse, a differenza di quella di Staglieno, ha subito meno l'urbanizzazione e i cambiamenti nel paesaggio urbano degli ultimi due secoli, conservando un aspetto diciamo è un impianto insediativo di tipo rurale. In questo caso il piccolo acquerello di Garibo ci immortala il paese con la chiesa di San Giorgio, ben visibile, un gruppo di case, alcuni terrazzamenti in primo piano, e poi subito alle spalle del villaggio il Monte Castellaro, completamente aperto, lo vedete, con pochi arbusti a coprire alcune aree questa cima, ma in generale qualche affioramento roccioso, ma è un versante completamente aperto. Il confronto con l'attuale è piuttosto emblematico. Ecco, guardate, ovviamente nel frattempo qualcosa si è costruito a Bavari, ma il paese conserva ancora appunto il suo aspetto originario, e questo ha fatto sì anche che trovare il punto di vista fosse abbastanza semplice. Ma guardate la differenza nella copertura vegetale tra il 1825 e il giorno d'oggi. Il Monte Castellaro attualmente è completamente coperto da vegetazione arbustiva e arborea, mentre all'epoca era, come vi dicevo, in buona parte aperto, e faceva parte Bavari e tutto il territorio diciamo che fa da spartiacque tra la costa, il Golfo Paradiso e il Golfo del Tiguglio, e la Val Fontanabuona, di un sistema più ampio di transumanze. Prendo in prestito questa carta da un libro di Diego Moreno, dal Documento al Terreno, di cui peraltro recentemente è stata pubblicata una seconda edizione, che ci mostra proprio le vie di transumanza, con Bavari al termine di un percorso che collegava il profondo Appennino dell'Alta Val Trebbia, che era la sede dei pascoli estivi, il Friccio,
per l'appunto con tutta l'area che dalla montagna di Fascia, dal Monte Fasce, si estendeva, un'area prativa pascolata, verso est-sud-est, a passare il promontorio di Portofino e poi le pendici appunto tra la Val Fontanabuona e il Golfo del Tiguglio, dove si svolgeva il pascolo invernale, il cosiddetto sciuverno. Ed ecco quindi un altro collegamento tra l'immediato retroterra genovese e il suo Appennino più profondo, in questo caso appunto la Val Trebbia, che come la Valle Scrivia e la Val Lemme fa parte del versante padano dell'Appennino Ligure. Guardate qua, sono andato in qualche occasione proprio a fare anche il lavoro di campo, più nello specifico, alla scala topografica, per appunto verificare in cosa, da cosa è composto sostanzialmente poi il bosco che ha sostituito i pascoli nell'area del Monte Castellaro. Ho osservato terrazzamenti, in buona parte purtroppo in stato di abbandono, con mureti a secco che crollano. Questa è una caratteristica classica, purtroppo data dallo spopolamento dell'Appennino Ligure. Ci sono oliveti ancora in parte mantenuti in realtà, e poi nella parte alta abbiamo arbusti mediterranei, pionieri che vanno a occupare le aree un tempo aperte, ma anche specie arboree, latifoglie, roverelle, ornielli, qualche pino, qualche leccio, insomma una composizione vegetale piuttosto varia che va a caratterizzare quest'area, che è rimasta invece per secoli aperta e pascolata. L'ultima veduta che vi propongo sicuramente si riferisce alla parte orientale di Genova. Non sono riuscito a identificarle, quindi sfrutto anche l'occasione adesso per eventualmente chiedere qualche parere. Di nuovo, il titolo ci dà un'indicazione, ma poi non ci colloca precisamente il punto di vista. First view of the Mediterranean after leaving Genova. Quindi la prima veduta, la prima vista del Mediterraneo dopo aver lasciato Genova, procedendo verso est. Questo direi che è abbastanza assodato. Abbiamo tre edifici, ce ne sono altri, ma tre edifici religiosi. Vedete in primo piano quello che potrebbe essere un oratorio, addirittura forse con una processione che è stata immortalata dalla viaggiatrice, e poi altri edifici religiosi in secondo piano e poi di sfondo, chiese, probabilmente dei nuclei. Vedete l'andamento a valli e versanti che caratterizza il Levante genovese. Il Monte di Portofino. Questo direi che è abbastanza assodato. Si tratta del Monte di Portofino, forse uno degli elementi più rappresentativi del paesaggio di questa parte di Genova, del Medio Levante, che chiude l'occhio, chiude lo sguardo a est, e che quindi nasconde il resto della Riviera di Levante da Genova, uno degli elementi appunto più caratterizzanti, più rappresentativi del paesaggio del Golfo Paradiso, e poi il Monte Moro. Quindi il Monte Fasce è subito in alto sulla sinistra, ma è fuori dalla veduta. Dunque, esplorando un po' l'area, mi sono immediatamente reso conto dell'impossibilità di ritrovare il punto di vista preciso, data la densità e l'urbanizzazione che caratterizza questo territorio. Mi sono recato per cercare, diciamo, una prospettiva che in qualche modo fosse comparabile, e quindi questo allineamento ipotetico tra il versante medio del Monte Moro e la località Gaigella di Portofino. Si intravede l'antenna, e dalla Madonna del Monte ho potuto in qualche modo osservare il paesaggio, ma non ho di fatto poi identificato
siti che potevano in qualche modo essere quelli rappresentati dalla viaggiatrice. Vi dicevo il titolo della veduta, First View of the Mediterranean, ci dà qualche suggerimento, ecco, dove era il primo punto, il punto dove per la prima volta si poteva scorgere il Mediterraneo lasciando Genova? Sappiamo che Genova all'epoca finiva sostanzialmente lungo il Bisagno e quindi i viaggiatori risalivano la collina di San Martino dal Baro. All'epoca di Elizabeth Fanchel c'erano due strade, una che era quella originaria, che la vedete in alto in questa carta, di nuovo, che fa parte della serie delle carte dell'IGM, che attraversava, ed è quella antica, che attraversava tutti i borghi, San Martino dal Baro, Vernazza, Quarto, ed era più a monte, attraversava lo Sturla più a monte, e poi invece una nuova strada costruita proprio in quegli anni, vedete, più larga, ma che attraversava un territorio completamente privo di abitazioni. E per questo forse è meno interessante, se non altro questo è quello che suggeriscono alcuni scrittori contemporanei. Bertolotti ci parla della strada nuova e ci dice che spiccasi la via orientale dalla Porta della Pila, valica il Bisagno, acquista l'Erta e giunta a San Martino dal Baro scopre il mare con prospetti di tutta dolcezza. Chinandosi poscia alla spiaggia e radendola, passa al torrente Sturla sopra Nobil Ponte e s'affila lungo i ridenti ed adorni i villaggi di Quarto e di Quinto. E quindi Bertolotti ci conferma che da San Martino dal Baro i viaggiatori potevano per la prima volta godere della veduta del Mediterraneo dopo aver lasciato la città. Guardate, tutta una serie di possibili edifici religiosi accomunati, se non altro sulla carta, dalla possibilità, questa è un'operazione che ho fatto tramite Google Earth, dalla possibilità di poter osservare la stessa prospettiva del Monte Moro e del Monte di Portofino, appunto, da questi luoghi. E quindi l'idea era quella che uno di questi, ma ci sono altri edifici, potesse essere quello in primo piano, immortalato da Elizabeth Fanchel. C'era ancora il dubbio se la viaggiatrice avesse percorso la strada nuova o la strada vecchia. Molto probabilmente ha percorso la strada vecchia, che era più interessante. Alizeri, nella seconda metà del secolo, di nuovo ci parla di quest'area e delle due strade, riferendoci che alle dette alture può correre l'occhio più libero dalla regia strada per noi intralasciata, quindi all'area intorno, cioè, diciamo una visuale di più ampio respiro. Tuttavia, Alizeri ci racconta e ci dice che cogliamo miglior frutto in tenerci alla vecchia, quindi la strada originaria, che fu strada romea per i nostri avi, e non grato di porto a cospicue famiglie, che da tempi remoti, come la è tuttavia, non infrequente di popolo. Arrogge che ella ci dà i sentieri ad altri luoghi, ad altre opere, materia non lieve alle nostre ricerche. Quindi probabilmente Elizabeth Fanchel è passata attraverso questi borghi ed è possibile che una di queste chiese, un monastero o edifici religiosi fosse quello rappresentato nell'acquerello. Un'ipotesi è che si tratti della chiesa di San Rocco di Vernazza, la vedete qui. È possibile, ma per quanto la facciata presenti sicuramente delle caratteristiche comuni, l'interpretazione non è particolarmente convincente. L'identificazione, la chiesa è stata nel frattempo modificata, ristrutturata, e quindi potrebbe non corrispondere esattamente al suo aspetto ottocentesco. Ma la disposizione, l'orientamento e anche la localizzazione in relazione all'andamento di valli e di colline non convince del tutto. Ecco, quindi per dire, questo è solo un esempio, ce ne sono altri.
A un certo punto, ecco, poi in questo caso il mio punto di vista è quello del geografo, sicuramente questo tipo di lavoro, soprattutto in ambito urbano, sarebbe arricchito da contributi da parte di urbanisti e storici dell'arte che magari hanno un pochino più la conoscenza, ecco, proprio dell'evoluzione poi dei manufatti degli edifici, perché sostanzialmente poi ci si rende conto, percorrendo questa parte di città, del numero molto alto di edifici che un tempo potevano essere edifici religiosi, che nel frattempo sono stati convertiti ad altri usi, sono abitazioni private, cappelle. Qui per esempio siamo immediatamente al di sotto del Forte San Martino, stiamo guardando verso est, sud-est, guardate il Monte Moro e il Monte di Portofino che si intravede, in una disposizione prospettica che potrebbe essere effettivamente quella della Fancio, e in primo piano una piccola cappelletta che per quanto non sembri molto simile all'edificio rappresentato dalla viaggiatrice inglese, perché no? Diciamo che per quel che riguarda la posizione potrebbe anche suggerire un'identificazione, ecco. Ma appunto questo tipo di, in questo caso questo questo processo di identificazione è ancora in corso e quindi vedremo un po' se prima o poi ne verremo a capo. Dunque io ho concluso, vorrei solo concludere diciamo enfatizzando un po' il ruolo che queste vedute, queste fonti, che spesso sono fonti inedite, possono avere nel fornirci un po' il colpo d'occhio di questi viaggiatori, ma anche degli artisti che attraverso appunto la loro tela e i loro bozzetti immortalavano un paesaggio che è molto diverso da quello attuale. E queste fonti, insieme alla cartografia storica, le fonti scritte, possono fornirci delle chiavi di lettura anche del paesaggio attuale e, perché no, anche degli strumenti per una miglior pianificazione del territorio che sia più rispettosa anche della sua evoluzione storica. Con questo vi ringrazio e vi auguro buona serata.